Siamo qui in compagnia di Roberto Zanetti e Fabio Marcato, che ci presenteranno la loro mostra e la loro ricerca. Questo progetto è nato l'anno scorso su suggerimento di un nostro conoscente. Ci aveva suggerito che lui aveva delle conoscenze a Murano per le vetrerie. Anche dopo, guardando, sentendo, eccetera, consultando anche gli elenchi degli artigiani, del confartigianato, gli scorrendo elenchi dei mestieri, ho iniziato a prendere appunti di tutti questi contatti, numeri telefonici, e ho iniziato a telefonare a tutti esponendo il progetto che avevamo in mente io e Fabio Marcato, e abbiamo creato un elenco di circa 30-40 contatti, vado a memoria così. E cercato anche di raggrupparli per sestieri, in modo che naturalmente queste visite fossero proprio concentrate, e abbiamo iniziato. E man mano che andavamo su questi laboratori, botteghe, officine, cantieri, eccetera, mi ha fatto presente che volevamo, oltre le foto, anche avere una storia, insomma, capire, registrare, sentire la viva voce di queste persone, la loro storia, la loro tradizione. E poi, man mano che passava il tempo, abbiamo capito che queste persone erano veramente importanti nel loro mestiere, veramente persone che ormai non se ne vedono più. Abbiamo fatto giugno, poi è stato intervallo, poi abbiamo fatto luglio, e in alcuni posti dove era possibile siamo ritornati anche a settembre, in special modo mi viene in mente da Domenico Rossi, moicante, perché giugno-luglio non viaggiare moiche, e direi che è stata un'esperienza bellissima, insomma, l'empatia che si è creata con queste persone, e è stato molto bello. Conoscenza di cose che non sapevamo nemmeno, sì. Mestieri, lavori che non sapevamo nemmeno esistessero. Perché nonostante noi siamo comunque del territorio, ma nonostante ciò non eravamo a conoscenza. E su questo abbiamo visto anche che purtroppo alcuni artigiani ci raccontavano che, passati loro, purtroppo non ci sarà seguito. Come vedrai poi dai pannelli, ci sono delle composizioni di almeno 3 foto per ogni composizione, scusa il gioco di parole, e bisogna sistemarle in modo tale che siano equilibrate, che stiano bene insieme. Abbiamo scelto di farle in bianco e nero, e quindi qualcosa di post produzione c'è stato. C'è del bianco e nero, dei colori. Sì, qualcosa a colori, ma sono proprio 2 o 3 a colori quelle che erano obbligatorie. Dove era difficile togliere il colore, perché il colore era parte integrante del significato della fotografia. Conosciamo da tanto tempo. E viaggiavamo assieme già prima dell'avventura fotografica, e abbiamo fatto questo primo viaggio, chiamiamolo fotografico, insieme con un piccolo gruppo, e negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo provato a mettere, a stampare e a far diventare delle mostre queste, diciamo, trasformare queste fotografie di viaggio in mostre per poi far capire o per far vedere anche al pubblico quelle che erano le nostre sensazioni o emozioni provate sul posto. E questa è un po' diversa, perché forse un po' dettata dall'occasione, un po' dettata dal periodo che, per cui non si poteva viaggiare, e quindi è nata questa mostra su Venezia.